la prima domanda non verterà solo sul fumetto, quindi nessuna domanda sul cos'è per lei il fumetto, ma comunque c'entra il fumetto con il cinema. Perché? Questi due media, che hanno tutti e due a che fare con immagini in sequenza, diciamo arte sequenziale è stata definita il fumetto, e comunque sono immagini montate per il cinema, hanno avuto frequentemente un dialogo, un rapporto particolare di influenze anche reciproche. Per esempio la copertina del Ca' Foscari Short Film Festival del 2014 è un disegno che ci ha generosamente concesso di una sua opera del Sinfonia Bombay, che aveva avuto delle esplicite influenze estetiche, contenutistiche dal medium cinematografico. E oggi in un certo senso ricambia il favore, perché è diventata appunto l'immagine di un festival di corti cinematografici. E per lei, quindi, in che modo dialogano questi due media, e se questo dialogo, da quando lei ha disegnato per la prima volta Sinfonia Bombay a oggi, questo dialogo, queste influenze reciproche sono cambiate, si sono modificate? Il cinema è qualcosa con cui, come tutti, sono cresciuto, e che sicuramente semina delle cose. In realtà, con il tempo ti accorgi che i racconti hanno origini diverse, cioè l'idea dell'influenza è un'idea molto occidentale. Io credo che attraverso le cose che amo capisco meglio chi sono e dove sto andando e che cosa voglio raccontare. Il cinema ha dato tante suggestioni, anche questa immagine stessa è un'immagine che rievoca i film degli anni 40, i film di genere, anche quelli insomma che non necessariamente erano considerati di grande spessore, che invece secondo me andrebbero riletti e riguardati. Col tempo, quando un autore, come nel mio caso, disegna storie da 35 anni, cerchi di capire sempre di più che cosa ti interessa, perché l'esotismo, per esempio, no? E allora poi cominci a viaggiare, e il viaggiare diventa parte della tua vita, del tuo vissuto, e quindi diventa poi un racconto che in parte, in maniera anche misteriosa, è autobiografico. In realtà il cinema è un po' una macchina dei sogni, come il teatro. Ecco, io ho lavorato in Giappone, e loro ritengono che è più vicino il teatro al linguaggio dei manga piuttosto che il cinema. Il cinema è una piccola magia conchiusa in poco meno di 2 ore, in cui si può viaggiare in luoghi, spazi, epoche diverse. Il teatro, la regola aurea del teatro è quella di unità di luogo, tempo, azione. E questo è stato uno dei punti di riflessione quando, per esempio, lavoravo con i miei editor giapponesi su come raccontare una storia, con quanta libertà ci si può prendere. Ecco, un po' raccontare ha a che fare molto con il cercare di trasmettere qualcosa di invisibile. Questo è quello che si impara con il tempo. Lei prima giustamente ha detto che il cinema è anche una macchina dei sogni. E andando ad analizzare il tema, che non è stato concordato, ma è, diciamo, venuto fuori dai corti presenti nel festival, sembrerebbe quasi che rappresenti un incubo, più che altro, proprio perché il tema parrebbe quello della violenza di una qualche forza sull'individuo, particolarmente sul corpo femminile, e un interesse quindi per un'indagine del reale che sembrerebbe quasi una tendenza condivisa, sempre a proposito di dialoghi, di influenze reciproche tra questi due media, anche da lei, dai suoi lavori
legati più al cosiddetto giornalismo grafico, quaderni ucraini, quaderni russi, e quindi anche una volontà di dire qualcosa che superi quel cinismo, quella resistenza di cui ha fatto menzione nell'intervista a Fahrenheit, che è poi stata ripresa in stralci nel catalogo dello Short Film Festival. Lei è d'accordo? C'è un cambiamento di prospettiva? Non stiamo più facendo la resistenza, ma cercando di indagare, di fare qualcosa di nuovo, a livello di momento storico magari, viste appunto le influenze, o anche visto che comunque questo è un festival che presenta corti di studenti, anche a livello generazionale? Io non sono in grado di valutare, non li ho visti questi corti, quindi non sono in grado di valutare questa cosa. Io penso che nel mio linguaggio, nel linguaggio del fumetto, graphic novel, come si vuole chiamarlo, c'è in questo momento una dimensione pionieristica nella quale si stanno scoprendo diverse traiettorie possibili. Rispetto alla violenza nel corpo, era sicuramente un tema che io affrontavo 30 anni fa, Sinfonia Bombeni è un esempio, è una storia vera, è la storia di una condanna, appunto Freud diceva che l'anatomia è un destino, no? Questa è la storia di Rissa Raiz, che era una ballerina di bellezza leggendaria che viene rapita e portata nell'harem di un mercante di spezie. Siccome lui si accorge che lei lo rifiuta, nonostante tutto non lo ama, allora lui la rovina, la fa ingrassare di 150 kg. Quindi è l'idea del corpo, della trasformazione e della morte della bellezza. In realtà la cosa che mi interessava è che dietro la morte della bellezza c'è in realtà una rinascita, perché Apa, che è il nome che io ho dato trasponendo la storia in India, trova una nuova dimensione quando si libera di questa bellezza. Quindi la realtà non è, nella filosofia russa la realtà molto spesso è legata all'antinomia, quindi esiste il contrasto, la coincidenza degli opposti, e secondo me le cose, i fenomeni non vanno mai letti come la tentazione di fotografarli come se fossero surgelati e bloccati e definiti nelle sue coordinate. Adesso questa è un'epoca come molte epoche che l'hanno preceduta, piena di contraddizioni. C'è sicuramente una devastazione. L'Italia è un paese che ha perso completamente una visione etica. E dall'altra parte c'è una spinta molto forte a ritrovarla, una dimensione, un centro, anche in maniera disordinata, secondo me, perché capisco che non deve essere facile per chi, per esempio, non ha visto, no? Pasolini oggi sarebbe un uomo senza collocazione, non avrebbe più possibilità neanche di, a mio avviso, per la posizione che lui ha avuto. C'erano dei grandi, diciamo, dei grandi Moloch contro cui battersi. Adesso è tutto molto ambiguo, molto flu, molto mimetico. La violenza è anche questa, è una violenza anche sottile. Oggi è molto più, c'è una violenza postmoderna, no? E esiste un fascismo postmoderno che è molto più difficile da affrontare perché è meno frontale. E quindi occorre, come quando ci si prepara a fare una scalata, attrezzarsi con scarpe giuste, pantaloni giusti, capire qual è la temperatura. Il cinema in questo è sicuramente un sentinella importante, come dire, una cartina tornasole che racconta molto. Certo, è molto difficile capire che cosa, che dipende molto dalla complessità dell'autore, come racconta. Non so, Shinya Tsukamoto, per esempio, questo regista giapponese, lui è più violento o più poetico? Io non lo so dire, veramente. È molto difficile perché
sono a volte delle cose, appunto, come, come dicono i russi, anche opposte, che però si intrecciano. Quindi rimane appunto una questione in sospeso. Sì, non so, non credo che sia neanche semplice capire, insomma, come l'importante è farsi attraversare da queste cose, credo. Cioè, una volta ho incontrato un monaco e lui mi ha detto: ma tu pensi che per essere profondi bisogna sia necessario essere negativi? È una domanda che mi ha fatto riflettere molto, perché l'arte di tutto il Novecento è profondamente negativa, però è anche potentissima, no? Voglio dire, pensa a Kubrick o Scorsese, no? Cosa sarebbe la cultura del cinema del Novecento senza solo questi due nomi? Però loro hanno raccontato la violenza in tutte le salse, anche con una grande immersione. Allora, questo è un... se viene visto da un punto di vista così grossolano, è un viaggio limitato, ma in realtà secondo me è anche un viaggio che ha una grande ricchezza, che si specchia. La realtà non è mai lineare, e i giornalisti o noi per comodità vogliamo semplificarla, ma la realtà non è così semplice. Un'ultima domanda invece relativa allo Short Film Festival, un festival particolare, è uno dei rari esempi di festival all'interno di un'università, gestito, organizzato, vissuto veramente da volontari, da studenti che anche, diciamo, imparano agendo. Cosa l'ha attratta di questo festival, diciamo? Non lo so. Oppure cosa invece ha visto di criticità, di anche di... Non ho ancora visto niente, sono appena arrivato, è difficile rispondere a una domanda così. A me, ne parlavo a pranzo con una di voi, Irene, le raccontavo come i musei in Giappone, per esempio, sono, ti fanno vedere delle cose antiche, però poi ci vedi i bambini che ci salgono sopra, che ci si siedono, ci giocano. Allora, è una diversa concezione del fare e del sapere, che a me interessa molto. I musei in Italia tengono a distanza, non c'è, se tu vedi una portantina, non so, del 1300, del 1500, lì la vedi dentro una teca, i giapponesi te la ricostruiscono e ci puoi giocare dentro, no? Io sono entrato nelle case giapponesi antiche, quelle ricostruite anche dalle rovine delle case degli anni 20, del periodo Meiji, per esempio. E per me che disegno è stato molto importante, perché ho capito le proporzioni, ho capito gli spazi, che sono diversi, le luci anche. Allora, un festival che è fatto dalle persone che studiano è già un festival di qualcuno che si sta misurando con il fare, e non lo sta solo studiando. Io ho studiato al DAMS, per esempio, e a me mancava questa dimensione, perché lì è tutto teorico, e se vuoi imparare a fare qualcosa devi misurartici con questa cosa, devi anche sporcarti le mani, devi sbagliare. Poter sbagliare è fondamentale per imparare. Se tutto è vissuto in chiave teorica o ancora teoretica addirittura, allora lì diventa l'astrazione e si vede il mondo come se fosse un acquario. Il mondo è diverso, secondo me, non è un acquario. E allora, da studente, appunto, che spera di non sbagliare, comunque la ringrazio veramente. Grazie a te.